da Fulvio Marino. Bell'atmosfera. Yeah, 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 yeah. Ma guardate che meraviglia che abbiamo qua, l'hai visto? Bellissimo. Abbiamo, questo per i bambini è sempre stata la mia passione, ce l'ha anche Mael, ed è il calendario dell'avvento. Bellissimo. Dall'1 al 25 ci sono, ogni giorno c'è una sorpresa. Allora, oggi è il 1° dicembre, quindi... Vai. Aspetta, eh. L'albero! L'albero di Natale, l'abete. Che sapete poi nei film americani, no? L'abete è quello che si va a prendere, no? E poi si porta. Bello. Adesso invece ci sono gli abeti finti, anche meno male, insomma. Per certo. Gli... Però nei Se film... no li piantiamo becchi... poi. Esatto, dopo. Oppure li piantiamo. Sì, sì, io faccio sempre poi... così. Esatto, tu prendi l'abete finto. Allora, io ho sia quello vero. Finto e quello vero. Quello vero, naturalmente, poi me lo pianto e ne ho tanti vicino al mulino tutti gli anni. Ma che bello, sì. Vedi? Questa è una buonissima idea, perché sì. Nei film americani si vede questi che si caricano sulle macchine. È sì, vero o no, Lorenzo? È vero. Vabbè, niente, era un ricordo così che ho. Ma oggi facciamo una cosa pazzesca, facciamo la ghirlanda di pizza. Sì, tu l'hai già preparata la ghirlanda da attaccare? Sì, ah. No, quella però fatta di abete, ecco. Quella che si compra. Questa ce la maniamo. Questa ce la maniamo, quindi molto meglio, guarda che qua. Eccoci, bene, no, dobbiamo prepararci perché poi fa freddo, dobbiamo avere... Che ingredienti ci servono? Allora, utilizziamo 1 chilo di farina di grano tenero tipo 2, 680 grammi di acqua fredda, 100 grammi di olio extravergine di oliva, 12 grammi di lievito birra fresco e 22 grammi di sale. Dentro faremo una farcitura dove metteremo del formaggio, dell'uovo, del prosciutto, del insomma, un po' di roba. Tutto di più. Di tutto di più, però dentro ognuno può metterci un po' quello che vuole. Certo. No? Però noi vi diamo un po' di idee, sempre idee. Per Natale, perché grazie Fulvio, vorrei ricordarvi che... Allora, vado da Fulvio! Perché tanto dobbiamo preparare la ghirlanda. Ho finito di impastare, guarda, impasto finito, mentre stavate cucinando io l'ho finito. Impasto lievitato, quindi questo impasto deve lievitare 2 ore. Quando e diciamo, diventa così. Esatto, 2 ore. Ricordiamo, 1 chilo di farina di grano tenero tipo 2, 680 grammi di acqua fredda, 100 grammi di olio d'oliva, 12 grammi di lievito di birra fresco e 22 di sale. Questo perfetto. È l'impasto. 2 ore di lievitazione viene così. Benissimo, e lo facciamo lievitare 2 ore a temperatura ambiente. Importante la temperatura ambiente. A questo punto prepariamo le 2 palline che chiudiamo in questa maniera, abbastanza strette. Che voglio vedere sta ghirlanda, eh? Sì. Molto curiosa. A questo punto le palline devono rilievitare, perché abbiamo fatto le 2 pezzature per la nostra ghirlanda, devono lievitare di nuovo 2 ore. L'altro lo rimettiamo qua. Oh, scusami, no, no, hai fatto benissimo. Sotto, allora. Ok, a questo punto dopo 2 ore ci troviamo le nostre palline lievitate. Quindi 4 ore in tutto. Yes. Allora, stendiamo la nostra pallina in questa maniera, ok? E dobbiamo preparare anche poi la farcitura, ok? Allora, la stendiamo bella larga, di modo che riusciamo poi... Abbiamo un po' di tempo, eh? Sì, sì, ma guarda. Vai tranquillo. Eccola qua. Intanto la facciamo rilassare e qui, per la farcitura, io ho preparato 5 uova che ho già sbattuto e facciamo, diciamo, una... quasi una crema fatta con il pecorino e il formaggio grattugiato che facciamo diventare abbastanza solida, ne mettiamo fino a quando serve in questa maniera finché qua. Diventa solida, quindi sì. Andate un po' occhio, sì, no? Sì, io le dosi le abbiamo messe perché ci sono circa certo. 100 grammi di pecorino romano e poi 200 grammi di formaggio grattugiato, vedi, deve proprio diventare proprio così, esatto, bella solida. Ne mettiamo ancora un po'. Un po' come facessimo la carbonara, davvero, eh? È vero, sì. No, Giampiero? Stavo pensando. Poi gli mettiamo. Eccolo qua. Ok, quindi, quando è pronta, noi abbiamo la nostra pasta bella allargata. Deve essere abbastanza fine, eh? Aspetta, perché poi... questi davanti sì. Così, anche per l'inquadratura. E andiamo con un cucchiaio a prepararci... Mettiamo sulla nostra carbonaretta, la bravissima, che poi in cottura viene una cosa meravigliosa. Eccola qua. Poi ce la andiamo a metà e metà, metà per una e metà per l'altra. Esatto, perché okay? Abbiamo un'altra ghirlanda, sono 2. Perfetto, la andiamo a spalmare così facciamo una bella base. Ok? Che meraviglia. Sì, sì, ma poi questa viene buonissima. No, 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 l'importante è che la pasta sia ben incordata, ben impastata. E la pasta della pizza è anche abbastanza elastica, quindi riesce a tenere bene questa. Poi
formaggio a cubetti. Formaggio a cubetti, prosciutto cotto. Prosciutto cotto. Tutta roba buona, mettete dentro perché la ritrovate. Questa si può fare esatto con un sacco di cose a casa, no? Però, e poi andiamo a richiuderla in questa maniera, ok? Allungandola leggermente. Jingle bells, jingle bells, con l'ultima. E la prima è fatta, ok? Questa è la seconda. Facciamo fare la seconda. Due ghirlande. Esatto. Un po' di farina. Stesso principio, quindi. Stesso no? principio, sì. Eccola qua, grazie. La andiamo a allargare bene. La vediamo due volte. Qui abbiamo messo 5 rossi o 5 5 uova intere. Uova intere. Sì. Con pecorino e formaggio grattugiato, parmigiano, grana, quello che avete. Esatto. E la cosa bella è proprio quella di... Tanto questa serve tutto. Sì, sì. La cosa bella è, vedete, deve diventare così bello solido, perché sennò se è troppo morbido poi esce. Esatto. Così è perfetto. Questo lo mettiamo così. Esatto, fatto così perché tanto lo metti tutta. Esatto. La spalmiamo. Questo è un metodo molto semplice che a casa possiamo fare tutti, ma ci permette poi di avere un risultato finale veramente incredibile. Questo è l'antipasto di Natale che quando io ho iniziato a cucinare a casa mia, naturalmente mia mamma cucina lei sempre, che saluto mia mamma, certo. Che cucina sempre lei i pranzi di Natale, però da quando io ho iniziato a mettere le mani in pasta ho iniziato giustamente a fare questo antipasto. Quindi è il tuo antipasto del Natale, vedi? Esatto. Ognuno ha una sua storia. Poi gli mettiamo il nostro formaggio. E poi voilà, iniziamo stessa a cosa. Girare di nuovo, mentre allarghiamo un po', olè. Perfetto, e ci prepariamo per la nostra mitica ghirlanda, ok? Quindi la uniamo, la chiudiamo, vedete? Bene qua, ok? Questo è lo stampo, naturalmente possiamo decidere... Ma è piccolo lo stampo rispetto alla sì, ghirlandona. Eh sì, perché in questo caso... Ah, non deve fai più la treccia, vedi? No, no, la faccio proprio così. Guarda. Vedi? Che mestiere. Adesso all'interno lo chiudiamo bene. Hai messo del burro sotto. Olio. Olio. E guarda, lo mettiamo qua dentro, ma lo dobbiamo schiacciare un po'. Ecco, perché io dico, ma sembra piccola rispetto alla ghirlanda, invece assolutamente no. Sì. Verrà fuori, così è più... È sempre il principio della pancera, eh? Questo e lo per andiamo. Capire. Quando stringi, viene fuori da sopra. Esatto, quando stringi, te lo porta sopra e tu e cacci dentro. Dentro bene. E tu cacci dentro, esattamente quello, le signore sanno. E naturalmente allora. Lo dobbiamo far cuocere a 240 gradi, 230-240 gradi per 20 minuti. 20 minuti, okay. Andiamo a vedere come viene. Eccolo perché qua. La nostra ghirlanda dell'antipasto di Natale è meravigliosa. Io qui avevo un po' meno di pasta, ma perché volevo farvela vedere in entrambi i modi. Esatto. Ed eccola qua, e io vorrei tagliartela. Certo, per quando c'è bisogno vedere... di riempirle perché è già piena, quindi no? Sì, infatti non ha una seconda, una terza lievitazione, ma guarda che meraviglia qua. È un po' un'alternativa anche al panettone gastronomico, a quelle cose no, che poi faremo anche vedere. Guarda che meraviglia. L'uovo che si è, diciamo, miscelato a tutto l'impasto, guarda. Ho fatto 30, vorrei mica far 30 che non faccio niente. C'è la telefonata. Te la tengo per dopo. Ma sì, per dopo. Ciao, Fulvio. Ciao. Arrivo.